Possiamo cominciare con le domande. Prego. Für die Österreicher, Sie können schon Fragen stellen. Ja, fregato, non so fosse chiaro. C'è il microfono? C'è un microfono per le domande? Grazie. Thanks. Danke. Hat die Europa League die gleiche Bedeutung für Sassuolo wie die Meisterschaft? Per voi l'Europa League ha lo stesso valore, la stessa importanza che la Serie A, il campionato? Rispondo io e dico che ha sì una grandissima importanza perché abbiamo fatto tantissimo per conquistarla, per quello ci teniamo a poter proseguire il nostro cammino sapendo che per noi è la prima esperienza. Es hat natürlich sehr, sehr wichtig für Sie, dass das erste Mal, dass Sie auf europäischem Niveau spielen und deshalb werden Sie alles geben, um auch dort erfolgreich zu sein. Sie haben sicher Rapid sehr gut analysiert. Welche Stärken und Schwächen sind Ihnen aufgefallen? Wo, was ist das Besondere? Avrete analizzato per bene il Rapid. Per voi quali sono le debolezze e quali sono i punti forti della squadra? No, secondo me è una squadra che assomiglia tantissimo al Genk che abbiamo affrontato, che ha grandissime qualità davanti, dei giocatori molto bravi nell'uno contro uno, con ottima qualità al tiro, principalmente Schwab, il giocatore del capitano, e poi è una squadra molto interessante. È normale che come tante squadre dal mio punto di vista può concedere degli spazi perché attaccano tanto anche con i terzini e noi dobbiamo essere bravi ad approfittarne. Also er sagt, dass die Mannschaft, also Rapid ähnlich ist wie Genk, also offensiv im 1-1 gegen 1 sehr stark und auch sie können starke Schüsse setzen sozusagen. Überhaupt Schwab ist für ihn ein sehr guter Spieler. Er findet aber auch, dass die Verteidigung teilweise etwas offen sein kann, weil eben viel Offensivspiel gemacht wird und deshalb für sie die Chancen da sind. Mister, buonasera. Volevo sapere com'è la situazione infortunati e se non è preoccupato, visto tutti questi incontri ravvicinati che avrete col turno infrasettimanale con l'altro di Coppa, e se non spiega questa serie di infortuni col fatto di aver cominciato la preparazione molto presto. Rispondere direttamente. Sì, rispondo direttamente. Ok. Ma sicuramente tanti sono casuali, perché quando ci sono infortuni da trauma, come è successo anche a Lechert l'ultimo con la spalla, normale che noi ci alleniamo per fare delle partite importanti ad alta intensità, e quando si ricerca questo a volte il rischio di farsi male un pochino più del dovuto. Però ritengo che tanti infortuni sono casuali, tutti allo stesso momento, e non si lega tanto al fatto di essere partiti prima, assolutamente. Non credo a questo, dico solo che ci sono tante casualità che ci hanno tolto dei giocatori importanti che però ci auguriamo di riavere prima possibile. Die Frage war, wie die Situation mit den Verletzten ausschaut und ob das zusammenhängt, ob die vielen Verletzten damit zusammenhängen, dass zu früh mit der Vorbereitung angefangen wurde. Die Antwort war im Endeffekt, dass Verletzungen halt leider passieren. Es hat sich in letzter Zeit gehäuft und durch intensives Training sind vielleicht mehrere Verletzungen schlimmer gewesen, als sie eigentlich sein hätten sollen. Er glaubt aber trotzdem nicht, dass es zusammenhängt damit, dass zu früh angefangen wurde mit der Vorbereitung, und hofft, dass die Spieler so schnell wie möglich wieder fit sind. Mister, il blasone di questa squadra, la più titolata d'Austria, potrebbe fare preoccupare il Sassuolo, visto che l'esperienza che hanno queste squadre ancora forse la squadra neroverde non ce l'ha. Ma voi siete tranquilli da questo punto di vista, non subite, nonostante questo bellissimo stadio possa anche un po' intimorire, il Sassuolo non subisce queste pressioni. Ho parlato adesso col mio carissimo amico Mickey Consel, che mi diceva che uno stadio che però ha un grandissimo tifo e un grande impatto favorevole nei confronti della squadra di casa. Però noi
siamo abituati a giocare spesso anche in casa con non tanti nostri tifosi, per quello ci cambia relativamente questo senso. È ovvio che l'abitudine più che altro a queste partite che dobbiamo assimilare il più in fretta possibile, questo sì. Mi auguro di avere un impatto completamente diverso di quello che abbiamo avuto nell'ultima gara, mentre nelle altre due fuori casa abbiamo nei preliminari fatto molto bene in stadi ugualmente difficilissimi come il Maracanã di Belgrado. Per quello, quell'esame l'abbiamo superato a pieni voti, speriamo e ci auguriamo di superare anche questo. Die Frage vom Herrn war, ob vielleicht Sorge besteht, weil Rapid hat ein bisschen mehr Erfahrung überhaupt auf europäischem Niveau mitbringt und ob das neue und schöne Stadion vielleicht etwas einschüchtert. Die Antwort war, dass Herr Konsel eben dem Coach auch gesagt hat vorhin, dass Rapid sehr gute Fans hat, also viel Unterstützung auch von Seiten der Fans. Das beunruhigt ihn jetzt etwas weniger, weil Sassuolo prinzipiell gewöhnt ist, vor kleinerem Publikum zu spielen, auch zu Hause. Was natürlich etwas einschüchtert, ist die größere Erfahrung der Mannschaft. Er hofft aber, dass sie morgen eine Leistung bringen können, die sie in den letzten beiden Spielen vielleicht jetzt nicht erbracht haben, aber in den Spielen vorher, in der Vorausscheidung auf jeden Fall gebracht haben. Eusebio, siete tutti a tre punti, è la terza partita del girone, l'ultima diciamo di questa dell'andata. E pensi che questa sia la giornata decisiva, un po' insomma la più determinante, lo snodo per arrivare a passare il turno? Non penso che sia decisiva, però è importante, come con un po' tutte le gare. Calcoliamo che da oggi ci sono in palio 12 punti da qui alla fine, per quello dobbiamo essere bravi a cercare di mantenere la posizione attuale, che è quella di secondo in classifica, ed è importante venire fuori da questa gara con un buon risultato. Questo è fondamentale anche per l'aspetto psicologico che ci porterà poi ad affrontare le altre gare con maggiore consapevolezza, questo sì. Chiedevo a Francesco invece se la difesa... Prima faccio un attimo. Allora, die Frage war, ob, weil jetzt eben alle Mannschaften ungefähr bei 3 Punkten, also bei 3 Punkten sind, ob das heute Morgen ein entscheidender Tag sein kann für die Runde. Coach meint nicht entscheidend, aber definitiv sehr wichtig. Wichtig nicht nur wegen den Punkten, sondern auch hauptsächlich wichtig für die Einstellung der Mannschaft und für die Psyche, für die psychologische Einstellung der Spieler. Alles super. Chiedevo a Francesco se effettivamente la difesa, che è stato il reparto più presente con i giocatori che hanno avuto meno problemi, soprattutto te, è ai limiti della sopportazione di tutte queste gare ravvicinate, oppure comunque ce la fate lo stesso? Beh, è ovvio che meno fortunati ci sono, meglio è, però chi scende in campo fa sempre un'ottima figura, ovvio, facendo 3 partite, giocando ogni 3 giorni, comunque avere ricambi è sempre un'ottima, sempre meglio che non averli, quindi chi gioca sempre fa una gran partita, sempre fa bene, dobbiamo andare avanti con le nostre energie, le nostre risorse che abbiamo e basta, quindi speriamo di recuperare comunque gli infortunati e andiamo avanti. Im Prinzip ging es jetzt um die Abwehr, da dort Leute rausfehlen. Der Spieler meint, dass sie jetzt innerhalb im Rhythmus von 3 Tagen 3 Spiele hatten. Er sagt aber trotzdem, dass die Mannschaft, jeder, der spielt, gibt sein Bestes und sie versuchen alle Ressourcen, die sie haben, auch in der Abwehr auszunutzen. Und hofft natürlich, dass die Verletzten so schnell wie möglich wieder fit werden, damit auch die eingesetzt werden können. Mister, a Genk è andata meglio nel secondo tempo. Ti aspetti un atteggiamento diverso in qualche modo come approccio domani sera?
Ma sai, prima di tutto ogni partita ha una storia a sé, per quello ritornare un po' dietro a Genk ci può servire solo come esperienza. Poi spesso le situazioni e gli episodi determinano i risultati. Dico che abbiamo affrontato una squadra che dal punto di vista tattico abbiamo fatto qualche errore. In primis sì, e dobbiamo essere bravi a non ripetere gli stessi errori di quella gara e avere maggiore attenzione alla fase difensiva, anche se paradossalmente nell'ultimo periodo abbiamo preso 5 gol nelle tue due gare di campionato, facciamo fatica ad arrivare a 10 tiri in porta subiti, per quello dobbiamo alzare l'attenzione sotto questo punto di vista e riportarla anche in Europa League. Siamo stati molto bravi nella prima gara di andata con l'Athletic Bilbao, concedendo pochissimo agli avversari. Sapendo che qua non sarà facile, dobbiamo essere bravi sia a contenere i loro attacchi, ma anche a non subire e cercare di far gol, perché la nostra mentalità, a me non piace vedere una squadra passiva assolutamente, perché lo faremo, avremo lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto sempre quando andiamo ad affrontare le squadre sia in casa che fuori casa, con una grande attenzione poi sulla fase difensiva, questo è normale. Grazie. Prego. Die Frage war, ob das Spiel eher auf die Defensive beruhen wird und ob er aus dem Spiel gegen Genk gelernt hat. Prinzipiell gesteht er ein, dass im Spiel gegen Genk einige taktische Fehler gemacht wurden und dass er in Zukunft auch ein bisschen mehr auf die Abwehr schauen möchte, weil auch in der Liga, also in der Serie A, haben sie vor kurzem eben 5 Tore gekriegt. Wichtig wird hauptsächlich eben die Abwehr sein, wobei er nicht möchte, dass das Spiel passiv ist. Also er kann ein passives Fußballspiel eigentlich gar nicht leiden und deshalb sie möchten einen Ausgleich finden zwischen der Abwehr, also die Chancen der Gegner einzuschränken, aber eben auch anzugreifen. Also so ein bisschen wie im Spiel gegen Athletic Bilbao. Avrò una domanda per Acerbi. Il Rapid Vienna è la squadra più titolata d'Austria, 50 partecipazioni alle Coppe Europee, 30, più di 30 scudetti, 32 scudetti credo. Voi siete al quarto anno di Serie A e la prima partecipazione in Europa. Allora cosa significa per voi? È chiaro che si parla dell'oggi, no? Però il viaggio in Europa, cioè l'essere in Europa, essere in questi stadi, insomma, cosa c'ha di stimolo? E invece che difficoltà porta? È ovvio, come prima ha detto il mister, è il primo anno in Europa, quindi dobbiamo cercare tutti insieme di avere più esperienza ogni gara per gara. È ovvio che se guardiamo tutti i dati, tutte le squadre hanno più esperienza, quasi tutte hanno più esperienza di noi in Europa, però questo non ci deve creare difficoltà mentali, anzi è sempre un piacere essere qua. Comunque ho fatto la storia del Sassuolo, essere primo anno in Europa e ci deve dare solo grande forza, energia e ad andare comunque a vincere in queste gare, perché comunque abbiamo fatto anche la prima con l'Atletico Bilbao come giocatori, come spessore di giocatori, come curriculum forse la più forte del girone, però abbiamo vinto 3-0, questo ci deve far capire che siamo un'ottima squadra, ma bisogna tenere i piedi per terra, essere umili e come abbiamo sempre fatto, cercando di limitare i nostri errori, perché comunque il primo anno, le prime partite in Europa League, in Europa che si fa, ripeto, è un onore, è un piacere essere qua e non siamo venuti per una comparsa, noi ogni volta che andiamo a giocare sia in campionato che in Europa andiamo per vincere mostrando il nostro gioco, sapendo che di fronte abbiamo un avversario che è più abituato in Europa, ma questo non vuol dire che la sia la favorita, anzi domani entreremo in campo sapendo che non è una partita cruciale ma fondamentale comunque del nostro cammino in Europa e faremo di tutto per vincere come abbiamo sempre fatto. Die Frage war ähnlich wie die Frage vorher, also ob für die Mannschaft da Rapid sehr viel mehr, also etwas mehr Erfahrung hat, überhaupt auch auf europäischem Niveau, was das für die Mannschaft bedeutet. Der Spieler sagt, dass eben weil es das erste Mal in Europa gespielt wird, haben im Prinzip fast alle Mannschaften mehr Erfahrung als sie.
Das heißt aber nicht, dass sie sich einschüchtern lassen, sondern das gibt eher, das ist eine Herausforderung für sie, das gibt ihnen Energie und Kraft. Und sie sind aber auf keinen Fall da, nur Punktelieferant zu sein, sondern sie möchten auch gewinnen, sie möchten zeigen, was sie können. Und zum Beispiel haben sie auch gegen die stärkste Mannschaft in der Gruppe, in seinen Augen die stärkste Mannschaft, dem Athletic Bilbao 2-0 gewonnen. Das heißt, sie können das auch. Sie möchten aber bescheiden bleiben und wenn Fehler passieren, die natürlich so gut es geht, wieder ausbügeln. Aber natürlich möchten sie zeigen, was sie haben und dementsprechend auch gewinnen. Mister, faccio anche a te. So che ovviamente non ti piace parlare di singoli, soprattutto la vigilia, però ti dico, in questa rotazione di giocatori in Europa, come a Belgrado potrebbe esserci un'occasione per Matri e è possibile vedere Matri e De Frella anche? Beh, se venite all'allenamento li vedete. Ci sono. Ma sai benissimo che non parlo mai della formazione. È ovvio che abbiamo in Europa una rosa limitata, abbiamo 19 convocati di cui 3 portieri, per quello è già più facile per voi indovinarla. Però, come ho fatto in passato, vi posso dare un titolare. Ce l'avete qui sulla mia destra perché deve raggiungere non so quante partite consecutive ha fatte. Gli faccio i complimenti a Francesco perché sta facendo qualcosa di straordinario come crescita sia tecnica, fisica e specialmente psicologica. Già il fatto che lui parli di vincere mi piace. L'approccio dei miei ragazzi che non l'ho detto io, l'hanno detto loro e questo è significativo per me. Però sul discorso degli attaccanti potrebbe avere una chance o l'uno o l'altro di quelli che mi hai chiesto tu, non tutte e due insieme, questo sicuro. Prego. Frage war eben, dass der Coach nicht gerne über die Einzelspiele redet, aber trotzdem wollte er fragen, wer jetzt eher Chance hat, in der ersten Mannschaft morgen zu spielen, Matri oder De Frel. Er hat eben gesagt, naja, wenn sie danach das Training anschauen kommen, dann sehen sie es eigentlich selber. Es wird entweder der eine oder der andere spielen morgen. Er kann ganz sicher einen Spieler sagen, der ganz sicher aufgestellt wird und das ist der, der neben ihm sitzt. Er sagt, er ist im Moment sehr stark, auch psychologisch und der Trainer findet es gut, dass seine Mannschaft selbst vom Gewinnen spricht und nicht eingeschüchtert ist. Francesco, una domanda flash. Finora in Europa avete sempre preso almeno un gol, è arrivato il momento di tenere inviolata la porta? Beh, se prendiamo un gol e ne facciamo due va bene anche, ovvio. A parte tutto, noi cerchiamo sempre di fare un'ottima, come si chiede il mister, un'ottima fase difensiva per poi proporre il nostro gioco. Ovvio, noi, io entro in campo, comunque noi, con la testa di non subire gol, poi abbiamo la qualità per attaccare, facciamo il nostro gioco, quindi abbiamo comunque partita tante occasioni per fare gol. Poi ci sono delle partite che subisci due tiri, fanno un gol, altre comunque, come è successo un paio di volte, che comunque abbiamo preso un po' troppi tiri. È normale che scendiamo in campo, prima di tutto io come difensore di non subire gol, fare un'ottima fase difensiva. È ovvio che poi ci sono anche gli avversari, però cerchiamo sempre di limitare i nostri errori e andare sul dettaglio, perché il dettaglio fa la differenza sia in campionato che in Europa. Quindi cerchiamo ovviamente con ogni partita di non subire gol. Lo chiederà da Cervi, avete Die Frage war eigentlich mehr, ob es jetzt eher darum geht, ein Tor zu kriegen oder ein Tor zu machen. Natürlich soll beides gemacht werden, also eher abwehren, aber auch die Chancen, die man kriegt und wenn die Verteidigung mal den Raum lässt, auch anzugreifen und eventuelle Fehler, wie auch vorher schon gesagt, einschränken und nicht nur auf das Gesamtspiel achten, sondern auch auf Details achten, bei denen es in der letzten Zeit noch einige Schwierigkeiten gegeben hat. Per Acerbi volevo chiedere, avete passato 15 giorni non facili dopo la sconfitta di Milano, in occasione appunto della sosta, tra la sconfitta un po' beffarda e poi le decisioni della commissione disciplinare. Adesso com'è il morale dopo la vittoria di domenica sul Crotone? Beh, il morale comunque era sempre alto, perché comunque noi la partita col Pescara l'abbiamo vinta.
Questo è poco ma sicuro. Poi dopo, se ce l'hanno tolti per motivi, altri motivi, ci dispiace, comunque ci rimane dentro, comunque 3 punti in più alla fine fa sempre comodo, anzi comodissimo, perché poi è stata una partita che forse è una delle più difficile, tra virgolette, siamo andati molto in difficoltà, abbiamo vinto da squadra, quindi è stata una partita pesante. E col Milan sono stati abbiamo perso 3 punti, sono andati al Milan, non voglio neanche più rimarcare perché basta, ormai è passato, e quello che voglio pensare è a domani. I 3 punti ormai sono andati al Milan e non voglio neanche più pensarci, ovviamente ci dispiace, però passato è passato, penso a domani, penso alla gara di domani. Die Frage war, dass keine einfachen Spiele jetzt zurückliegen. Also sie hatten jetzt ein Spiel gegen Crotone, ein Spiel gegen Milan. Wie die Einstellung der Mannschaft ist. Also prinzipiell ist die Einstellung der Mannschaft immer gut. Sie fühlen sich gut, obwohl natürlich das Spiel gegen Crotone auch schwierig war. Und er sagt eben, naja, das Spiel gegen Milan, das haben sie halt verloren. Es liegt aber jetzt in der Vergangenheit, er möchte jetzt nicht mehr dran denken, die Punkte sind an Milan gegangen, er möchte jetzt lieber dran denken an morgen und dann morgen das Beste zu geben. Un momento, vi chiedo solo se ci sono altre domande per Francesco, altrimenti lo liberiamo, che deve andarsi a cambiare per l'allenamento. Se avete domande su Acerbi, altrimenti lo liberiamo. Gibt es noch Fragen für Acerbi, weil sonst muss er ins Training. Grazie a tutti. Anche per me. Con chi si allena lui, se no? Insomma, un autodidatta. Prego, scusa per venire più dell'inquadratura, capito? Die nächste Frage dann von mir. Buonasera, Mister. Frage an den Trainer. Rapid hatte zuletzt Probleme im sportlichen Bereich. Die Resultate haben nicht gestimmt, die Leistungen haben nicht gestimmt. Wie sieht er die Situation bei Rapid? Macht das aus seiner Sicht den Gegner besonders gefährlich? Oder glaubt er, wie kann er die Situation für seine Situation für das Spiel morgen ausnutzen? Allora, la domanda era che il Rapid ha avuto delle difficoltà nel passato, cioè soprattutto nelle ultime partite, sia nel campo sportivo, le qualità dei giocatori, se per lei lo fa una squadra più pericolosa, perché adesso vogliono far vedere cosa sanno veramente fare e come lo spiega alla sua squadra, come li prepara a questo avversario. Non posso dire tutto, però sicuramente conosco diversi giocatori, ho visto diverse immagini. Come ho detto prima, per me sono giocatori fondamentali per questa squadra. Il numero 8 Schwab, giocatore veramente di grande qualità, con un grande passo, però tecnicamente molto bravo. Ha qualità sia nel calcio che in quello che fa durante la gara, a livello tattico. Schaub, non so come si dice adesso, Schaub, numero 10, Traustason, Joelinton, sono tutti giocatori giovani e molto interessanti. Santo, per quello è una squadra, notavo l'età media, bassa, e qualche difficoltà la puoi avere quando hai tanti giovani in squadra, però di altissima qualità tecnica. Per quello ritengo che sia una squadra, un po' come ho detto prima, il Genk per qualità tecniche davanti. Per quello le difficoltà ce le potranno creare. Il vantaggio che dovremmo sfruttare, l'unica cosa che posso dire che ho detto prima, è il fatto che alzano tanto i terzini in partenza. Dobbiamo essere bravi a conquistare palla prima possibile per poi riattaccarli velocemente. Er hat gesagt, er kann jetzt nicht wirklich auf alles eine Antwort geben. Wie er vorher schon gesagt hat, wer sehr gut auffällt, ist die Nummer 8, Schwab. Der ist nicht nur technisch gut, sondern auch taktisch, also wie er das Spiel dirigiert. Auch Nummer 10, Schaub, Joelinton, das sind alles junge Spieler, die ihm persönlich sehr gut aufgefallen sind. Man hat gesehen, dass die Mannschaft prinzipiell jung ist, aber eine hohe Qualität hat. Können die natürlich gefährlich werden, aber sie glauben, sie können sich auch gut dagegen wehren,
indem sie die Räume, die aufgemacht werden, so gut es geht nutzen. Prego. Buonasera, volevo chiedere, nel calcio italiano, a parte voi che avete un gioco molto offensivo, ci sono altre squadre che lei paragonerebbe al Rapid come gioco, come sistema? Cioè voi siete molto offensivi rispetto a tante altre squadre, avete un bel gioco. Grazie per il complimento. Ci sono altre squadre in che assomigliano al Rapid in Italia. Che assomiglia come sistema di gioco del Rapid. Beh, in Italia in questo momento si usa tantissimo giocare o 4-3-3 o 4-3-1-2 e tanti usano difesa a 3. Il 4-2-3-1 non lo fanno tantissime squadre in questo momento, però è un sistema di gioco che, esempio, io come allenatore attuo in situazioni di difficoltà quando voglio mettere un attaccante in più, o 4-2-4, perché poi alla fine i numeri lasciano il tempo che trovano, sono le caratteristiche dei giocatori che fanno la differenza. Però non c'è una squadra proprio simile al Rapid Vienna, no, è più una squadra europea. Noi lo siamo, secondo me, in Italia un pochino meno in questo senso. Grazie. Prego. Also die Frage war, ob es in Italien eine Mannschaft gibt, die zu, also vergleichbar ist mit Rapid Wien. Da gemeint, es gibt im Prinzip keine vergleichbare Mannschaft. Rapid ist ja eine europäische Mannschaft, während Sassuolo bzw. die italienische Mannschaft eher defensiv spielen, sind verschiedene Spielsysteme, die im Moment in Italien mehr gespielt werden. 4-3-3, 4-3-2-1. Während er persönlich auch teilweise mehr attackiert, also 4-2-4 zum Beispiel. Prinzipiell eben war der Sukkus des Ganzen, dass es keine vergleichbare, also dass es in Italien keine vergleichbare Mannschaft gibt zu Rapid. No, ti volevo chiedere, visto che ci hai giocato insieme, era più forte Consel o Consigli come portiere? Caratteristiche completamente diverse, però devo dire che lui, Miki Consel, è stato un po', ha giocato in Italia con un allenatore non facile per i portieri. Come dicevo prima, faceva più il difensore centrale a volte che il portiere, perché eravamo sempre alti, ma aveva una grandissima qualità che vedo in pochi portieri in questo momento. Nelle uscite basse era veramente forte. Bravo, tecnicamente mancino, col destro ci scendeva dal pullman, però nell'insieme generale una grande sorpresa per me, che noi italiani, vedere un portiere austriaco venire in Italia e avere quella facilità di inserimento come ha avuto lui, nonostante anche la lingua, perché non era sicuramente stata la difficoltà maggiore per Miki. Però un bellissimo ricordo, al di là del portiere, della persona. Perché poi lui non è tanto un calciatore, lui è un attore, se lo vedete, non è che è in formissima. Ne ho tre di portieri, non può essere visto il giro, non mi fate, se avesse giù. Ci sono convocati tre portieri per quello. I portieri ce li abbiamo adesso. Im Prinzip war die Frage, wer jetzt der Stärkere von beiden ist, aber es wurde nur auf Herrn Consel eingegangen. Er hat gemeint, dass Herr Consel in Italien unter keinem einfachen Trainer für Fußballer gespielt hat, also eher weniger Tormann, sondern fast schon eher Verteidiger war, und dass es überhaupt für die Italiener damals eine Überraschung war, dass ein österreichischer Tormann spielt und alle Hürden sozusagen auch meistert, von linguistischen, von sprachlichen Hürden zu allen anderen, wie man sich so vorstellen kann. Ultime due domande. Letzten zwei Fragen. Es ist mehrfach betont worden, dass Sassuolo wenig internationale Erfahrung hat jetzt während der PK, aber die Spieler kommen ja teilweise von Roma, von Juve, das sind ja Spieler mit hohen Ansprüchen, auch wenn sie noch jung sind. Ob er glaubt, dass seine Spieler eigentlich das jetzt auch genießen, weil sie genau dort sind, wo sie eigentlich immerhin wollten, ja? Vielleicht hat er mit ihren Heimatvereinen sich das erwartet haben. Dato che abbiamo parlato tanto del fatto che Sassuolo ha poca esperienza in Europa, comunque dice che tanti giocatori vengono da squadre importanti come la Roma, come la Juve, che forse si godono questa situazione in Europa adesso.
Ma non è proprio così, perché arrivano dalle primavere, dalle settori giovanili della Juve, della Roma, senza esperienza europea. Se voi andate a vedere il curriculum di questi ragazzi, ma non è assolutamente un alibi, anzi è il contrario, perché domani vedrete anche in campo giocatori che l'anno precedente giocavano in Serie B, nemmeno in Serie A. Questo la dice lunga di quello che è il Sassuolo Calcio, di quella che è la mentalità e la... diciamo anche un po' la gioventù che abbiamo all'interno di questa squadra. Però secondo, c'è un'altra parte della domanda, secondo lei hanno raggiunto più o meno quello che vogliono, che si, gli piace essere adesso qua in questa situazione in Europa? Beh, io credo di sì, anche perché chi non è contento si vede e non lo faccio nemmeno venire, no? Quello che è contento sta qui, se no li rimandiamo a Roma, non so cosa vanno a fare, alla Juve. Naja, also im Prinzip sagt er ja, sie kommen aus größeren Mannschaften, aber immer aus der Jugend und haben dementsprechend noch keine wirkliche Erfahrung auf europäischem Niveau. Es gibt auch Spieler, die letztes Jahr zum Beispiel noch in der Serie B gespielt haben. Und natürlich sind diese Jugendlichen oder die jungen Spieler sehr froh, jetzt hier zu sein. Die, die nicht froh sind, hier zu sein, die hat er natürlich nicht mitgenommen. Die können dann wieder zurück zu Roma, zu Juve. Oh. Ok. A posto. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie. Grazie.